Vedi lassù quel gruppo di stelle? Più o meno in quella direzione apparirà una stella di incredibile splendore. Stanotte c'è una stella che brilla più delle altre. La vedi? Ha una specie di coda luminosa come una cometa. Un giorno una stella come quella annuncerà la nascita del Messia. Quella stessa notte, nel suo villaggio, anche una fanciulla di umile famiglia ammirava incantata le stelle che brillavano nel cielo. Maria, la figlia di Gioacchino ed Anna, aveva allora soltanto 15 anni. Maria, Maria! Cosa stai guardando? Le stelle. Le stelle sono così belle stanotte. Le stelle? Oh, sì. Sono davvero splendide. Anna, Maria, perché state guardando il cielo? Le stelle sono talmente belle stanotte, Gioacchino. Le stelle? Ah, è vero. Sono incredibilmente luminose stanotte. Ah, dimenticavo. Devo impastare e cuocere il pane per domani mattina. Maria, Maria. Chi sei? Come sai il mio nome? E dimmi, che cosa vuoi da me? Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Non devi temere, Maria. Tu hai trovato grazia davanti a Dio. Grazia davanti a Dio? Per grazia di Dio, tu concepirai nel tuo seno e darai alla luce un figlio, che chiamerai col nome di Gesù. Egli sarà grande e da tutti verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Come sarà possibile? Io sono vergine, non conosco uomo. Lo Spirito di Dio scenderà su di te e la potenza di Dio ti coprirà della sua ombra. Per questo il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio, perché niente è impossibile a Dio. Ecco l'ancella del Signore. Che questo avvenga secondo la tua parola. Sì? Chi è? Buonasera, Elisabetta. Maria! Zaccaria, vieni! Maria e Giuseppe sono arrivati. Il Signore vi benedica. Vi stavamo aspettando. Ci hanno detto che sareste passati a farci visita. Il nostro villaggio è proprio sulla strada che porta a Betlemme. Dovete essere molto stanchi. Sono 10 giorni di viaggio da Nazareth sino a qui. Sia fatta la volontà del Signore. Dio ha vegliato su di me lungo il cammino. Maria, 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 tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno. Oh, Elisabetta, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito gioisce in Dio, mio Salvatore.
Sono così felice. Mi è stato concesso un grande onore che la madre del mio Signore venga presso di me. Il mio cuore loda il Signore, poiché egli ha rivolto il suo sguardo alla sua umile serva. Zaccaria, Elisabetta, tuo figlio è veramente un bel bambino. L'abbiamo chiamato Giovanni per volontà del Signore. Maria, e tu come chiamerai il tuo bambino? Io lo chiamerò Gesù. 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 Benedetto il Signore Dio di Israele, lode al Signore. Ha suscitato per noi un potente salvatore della casa di Davide, suo servo. Sei stanca, Maria. Coraggio, siamo quasi arrivati a Betlemme. Giuseppe, non preoccuparti per me. Sta tranquillo, sono al sicuro se il Signore mi protegge. Hai ragione. Quella montagna, non è... Sì, Maria, finalmente siamo arrivati. Allora, quel villaggio... Sì, è Betlemme. Abbiamo ancora un po' di strada da fare. Te la senti, Maria? Sì, certo. Scusami, sto cercando un alloggio, un riparo per questa notte. Che fare, Maria? Tutte le locande sono piene. Andrà bene un posto qualunque, ma dobbiamo trovarlo al più presto. Maria, vuoi dire che sta per nascere? Sì. Oh no, allora dobbiamo trovare subito un alloggio. Andrà tutto bene, il Signore e il Dio veglierà su di noi. Allora, vediamo. Ah, ma sì, certo, so io dove potremo andare. Dovrebbe esserci una grotta lassù, vicino a quella collina. Presto, andiamo, Maria. Sì, andiamo. Cos'è quella luce? Quale? Guarda laggiù! La vedi quella luce sotto la stella? Vi porto una lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è Cristo Signore. Egli è il Messia. Gloria a Dio nel più alto dei cieli. La luce divina illumini la terra e porti pace agli uomini di buona volontà. Io non ho niente da regalargli. Va bene lo stesso. Tu gli hai portato il tuo cuore.